Le conseguenze più rilevanti le nubi fragili dei giorni scorsi riguardano i vigneti completamente allagati. L'acqua infatti può portare a marcire grappoli d'uva e se ristagni il rischio che si sviluppino fitopatologie capaci di comprometterne il raccolto. Si registrano ingenti danni anche al settore ortofrutticolo proprio nel momento in cui le pesche e le albicocche sono in fase di raccolta. I forti temporali, soprattutto con precipitazioni abbondanti, provocano infatti danni, soprattutto se i terreni non riescono ad assorbire l'acqua che cade violentemente e favorisce frane e smottamenti. Sono evidenti infatti anche gli effetti del dissesto idrogeologico. Le raffiche di vento e i forti temporali hanno fatto salire il conto dei danni nelle campagne. Non vi è giorno ormai in cui non si registrano calamità naturali, dalla siccità alle alluvioni, alle grandinate, alle bombe d'acqua. L'incidenza delle calamità naturali è ormai devastante per l'agricoltura pugliese e in più occasioni, ha ricordato il presidente regionale e vicepresidente nazionale della CIA, Gennaro Sicolo, abbiamo chiesto di adottare una serie di provvedimenti per salvaguardare la nostra agricoltura. Come organizzazione agricola abbiamo sollecitato gli enti preposti a riformare la legge 102 del 2004. È necessaria inoltre la costituzione di un fondo assicurativo per tutelare le aziende agricole dagli eventi naturali e dalle crisi di mercato, in parte coperto dalla fiscalità generale e in parte dai fondi del PSR.